Cari amici dell'arte, Biennale del Tirreno, Cava dei Tirreni, giugno 2018, Raffaele Esposito in arte Saul, una delle 9 sezioni dei premi che dovevano essere conferiti durante la Biennale del Tirreno, era da me diretta, si chiamava La Selezione, e ho scelto 5 artisti, tra cui appunto Raffaele Esposito Saul, per narrare la sua opera. Il premio appunto consisteva in questa narrazione nelle mie video recensioni. Allora, perché mi è piaciuta particolarmente quest'opera? Beh, intanto è l'impianto scenico, è l'impianto coloristico che colpiscono immediatamente nell'opera di Saul. Dimensioni generose dell'opera, quindi una dimensione veramente di dimensioni importanti, e questo già di per sé fa il sapore di un'opera. Non che le opere piccole e ancora più grandi non siano belle, dipende ovviamente da tanti fattori, ma il colore che usa Saul è un colore che dà subito un'idea di illustrazione, e dietro all'illustrazione c'è una storia, quindi c'è un collegamento con il colore e la storia, e questo già di per sé è una cosa, e lo vediamo perché stiamo vedendo anche altre opere di questo artista. Così, per darvi un esempio, proprio perché probabilmente nell'intento di Saul ci riesce questo artista, ritengo che sia una cosa notevole, nell'intento, dicevo, dell'artista c'è la volontà, già a partire dal colore, prima ancora che dal disegno, prima ancora che dalla forma, di far capire che dietro alle sue opere c'è una narrazione. Allora, parliamo della narrazione che possiamo vedere in quest'opera, un secondo piano dove sfuma il colore di questa strada, una strada che porta in una direzione che non possiamo conoscere, e Cinderella in the Street, il titolo di quest'opera, quindi Cenerentola lungo la strada, si avvolge questa donna con questo patchwork, e vediamo che lo sguardo di questa donna è smarrito, è incerto, non è uno sguardo allegro piuttosto che sicuro. Probabilmente stiamo parlando, allora a questo punto l'artista probabilmente sta parlando della fragilità della donna, però questa fragilità, e questa altra cosa che mi è immensamente piaciuta, è compensata da un patchwork che avvolge la donna. Cos'è il patchwork? Sono queste coperte che sono state inventate in Alaska, in Canada, insomma nel nord dell'America, in cui le donne ricamavano, cucivano pezzi di scarpe di stoffa tutti insieme per fare una coperta, e ognuna portava un pezzo di stoffa, si cuciono insieme. E questo dà subito un senso, però, appunto, se questa donna è fragile, dà un senso di unità, dà un senso di aiuto, dà un senso rispetto al fatto che le donne possono e riescono ad essere aiutate da altre donne, e dove riescono a fare comunità rispetto ai problemi che purtroppo loro occorrono. E questa è una cosa interessante da notare in questa opera. Altra cosa da notare interessante in questa opera è lo sguardo diretto che ha la donna, perché è sì fragile, è sì vive un momento in cui, se è in the street, se è nella strada, probabilmente è come se fosse buttata in mezzo alla strada a seguito magari di un episodio che l'ha ridotta alla strada, ma ci guarda in modo diretto, ci guarda dritto davanti a noi, quindi vuol dire che di fondo c'è una fierezza, una volontà, e questo è un altro elemento rivolto e teso al positivo, c'è una volontà, dicevo, da questo punto di vista, quindi probabilmente di risolvere il problema. C'è in fondo, nonostante questo sguardo un po' attonito, c'è una fierezza. Quindi Raffaele Esposito Saul, premiato per la Biennale del Tirreno 2018 a Cava dei Tirreni.